ripassone pazzescone, puntata numero 3. Yeah! Meglio non fare altre rime, che è un po' pericoloso. Bene ragazzi, benvenuti al ripasso numero 3, alla puntata numero 3, dedicata questa volta alle correnti indotte, al grande capitolo delle correnti indotte. Importantissimo, spesso un po' trascurato a scuola, a volte non troppo compreso, un po' la cenerentola della parte di questa parte della fisica. Benvenuti naturalmente sul mio canale YouTube. Vi ricordo che questo è il ripasso numero 3 di 5, di un blocco di 5 ripassi che trovate naturalmente sul mio canale. Vi ricordo che nel decidere di fare questo tipo, di avere questo tipo di approccio agli esami di Stato, esami che ho fatto anch'io, anni or sono, pensato, che faccio? Faccio dei video sulle simulazioni della seconda prova, faccio problemi, eccetera. Ho pensato a tutto quello che ho fatto finora ed è veramente tanto. E ho pensato anche che voi in questi giorni impazzirete un po', nel senso che comunque consulterete un sacco di materiale, riguarderete, riguarderete, riguarderete. Allora, il consiglio numero uno che vi voglio dare prima di partire con il passo di oggi è non puntare sul guardare 10.500 simulazioni, diversi problemi simili a quelli che potrebbero dare, perché è come quando devi fare una traccia di italiano. Io provo a fare tutte le tracce di questo mondo, ma non ha senso questa cosa qua. Sai scrivere? Scrivi. Cioè, non, quindi devi entrare nell'ottica di saper risolvere un problema, non devi entrare nell'ottica di riguardare 14.000 problemi simili a quello che devi forse risolvere quel giorno, perché così non te ne esci più. Allora, piuttosto che avere questo tipo di approccio, ho pensato appunto di ribaltare la cosa, cioè di farvi rivedere ciò che voi volete rivedere all'interno di un macro ripasso che faccio di volta in volta. Quindi io vi linkerò 5 lezioni che ho fatto, dedicate appunto al grande capitolo delle correnti indotte. Decidete voi quello che volete rivedere. Tramite lo spunto, la parola che vi sto dando, capite voi, questa cosa la voglio rivedere, questo problema lo voglio rivedere. Decidete voi la direzione che dovete dare al vostro ripasso, non sono io che la devo decidere, perché altrimenti, ripeto, non ve ne uscirete più. Questo ripasso numero 3 si chiama, il titolo è, ma è pazzesco, perché è pazzesco effettivamente. Allora, correnti indotte. Che cos'è la corrente indotta? Come viene prodotta la corrente indotta? Questa è una cosa magica, incredibile, no? Hai un conduttore che non è collegato a un generatore, che in qualche modo si muove all'interno di un campo magnetico, o un campo magnetico varia attraverso questo conduttore, pa! Scorre corrente indotta nel conduttore, incredibile. Ci sono delle leggi meravigliose, la Faraday Norman o Newman, non lo so, e la legge di Lenz che regolano questa corrente indotta, facendo capo ad una grandezza fisica che si chiama flusso. Se vuoi rivedere una lezione, neanche troppo lunga, sulle correnti indotte, riguarda questo video che ti linko qua. Ding! Bene. Sempre legato alle correnti indotte, pensiamo ad un possibile problema che potrebbero farvi fare l'esame di maturità sulle correnti indotte. Per esempio, il classico elemento che può essere attraversato, sul quale si può giocare secondo la sua geometria, eccetera, eccetera, bla bla bla, è il solenoide. Io ho fatto un problema dedicato a solenoide e correnti indotte. Neanche troppo semplice come approccio. Riguarda questo video, se vuoi dedicarti proprio a risolvere problemi utilizzando correnti indotte, qua, ding. Ok, andiamo avanti. Motore elettrico da una parte, alternatore dall'altra e trasformatore, aggiungerei. Motore elettrico, parti dalla corrente elettrica e hai energia cinetica. Quindi motore elettrico, vuoi rivedere la lezione sul motore elettrico? Ding, riguardala qua. Parliamo invece dell'alternatore, esattamente l'opposto. Parti dal movimento e vuoi avere corrente elettrica. Ecco come funziona l'alternatore. Vuoi rivedere una lezione dedicata all'alternatore? Vuoi vedere come il trasformatore all'interno di quella lezione, io spiego, funziona da amplificatore e disamplificatore di tensione a seconda delle bobine avvolte da una parte e dall'altra? Riguarda questa lezione su alternatore e trasformatore qua.
Ding! Ed è un'altra grande parte che ho trattato di questi argomenti di fisica. Non ultima, una lezione bellissima fatta sull'induttanza. Ho introdotto il concetto di induttanza in quella lezione. Ho fatto vedere che cos'è l'induttanza e che cos'è l'autoinduzione all'interno di un circuito. Concetto non semplice. Accendi l'interruttore, spingi l'interruttore, la corrente non arriva da zero immediatamente a regime, ma in realtà sale secondo una certa legge. Quella salita graduale è dovuta proprio all'induttanza dei materiali di cui è fatto il circuito. E quindi ho introdotto l'induttanza e quindi ho fatto vedere l'induttanza, se non ricordo male, per un solenoide, ritorna sempre il solenoide. E per una spira, penso. Ora sto andando un attimo a memoria, ma quella lezione di induttanza, molto importante, che credo si chiudeva anche con la risoluzione di un problema. Quindi vuoi rivedere la prima parte? Vuoi rivedere direttamente il problema? Zompa, vai alla fine. Vedi un po' tu come devi regolarti se vuoi rivedere quel particolare. Facciamolo insieme. Ding! Riguarda l'induttanza qua. Si esauriscono tutti gli argomenti sulle correnti indotte con questi 5 video? Risposta: no, ma probabilmente non è questo che stavi cercando, forse cercavi altro. Allora vai su YouTube, cerca l'argomento delle correnti indotte che ti serve, seguito dalla fisica che ci piace. Magari c'è un altro video che ho fatto che non ho linkato in questo particolare ripasso e che tu vuoi rivedere. Bene, è stato un piacere questo terzo ripasso. Macro ripasso, ripasso pazzesco, l'abbiamo chiamato questo. Quindi io, il fantasmino in copertina e il canale YouTube, vi mandiamo un bacio e ci vediamo alla quarta puntata. Ciao!